Nel girone D della Serie B di basket è in programma la prima giornata di ritorno. Molisane è impegnata entrambi in match casalinghi. Isegna ospita Campli, Venafro attende Senigallia. Al giro di boa il bilancio delle due nostrane è molto positivo per i Pentri, alquanto negativo per i venafrani. Ma per i ragazzi di coach Mascio c'è tutto il tempo per recuperare e addrizzare una stagione fin qui al di sotto delle aspettative. Mentre per i ragazzi di coach San Filippo la salvezza dista ancora qualche vittoria. Due punti che potrebbero arrivare già dal match di domani, ma non sarà facile. Campli infatti con 22 punti nelle zone altissime di classifica e viaggia con un record di 11 vinte e 4 perse. Viene però dalla brutta sconfitta interna per 84-60 contro Pescara e scenderà in Molise voglioso di tornare a vincere e riprendere la marcia verso la vetta. Coach Millina si affiderà al suo solito collaudato quintetto composto dal Play Norbedo, dalla guardia Bottioni, dall'ala piccola Serroni, dall'ala grande Serafini e dal centro Gatti. Coach San Filippo di contro per dimenticare la brutta prestazione di Porto Sant'Elpidio dove è arrivata la sconfitta per 78-52, si affiderà ai 5 che sono maggiormente in forma. Salari, Norcino, Patani, Serio e Lenti. Con Gazzineo, Sipala e Trigiani pronti sul cubo del cambio a subentrare. Ricordiamolo che all'andata Campli si impose con un perentorio 82-45. Al palafraraccio palla 2 data da Carlo Possi di Marciano, secondo arbitro Dario Di Gennaro di Roma. Passiamo al Venafro. I ragazzi di coach Mascio, che non giocano una partita ufficiale dal 18 dicembre, sconfitta interna per 75-59 contro Bisceglie, causa maltempo hanno rinviato i match contro Ortone e Taranto e a quasi un mese di distanza tornano sul parquet per affrontare Senigallia. Una partita che Minghella e soci devono cercare di vincere a tutti i costi, anche se si prevede un match ostico per i venafrani. Senigallia infatti reduce dal successo interno per 75-63 contro San Severo e con 12 punti insegue la zona playoff. Coach Valli inizialmente si affiderà al play Pier Antonio, alla guardia Gnaccarini, alle ali Maggiotto e Caverni e al pivot Bastone. Coach Mascio di contro ha potuto sfruttare i due rinvii per preparare al meglio questa sfida, sperando che questo 2017 inizi col piede giusto. Lo starting five vedrà sul parquet il play Rossi, la guardia Minchella, le ali Tamburini e Liburdi e il centro Kushev. Nella partita d'andata giocata al Palazzetto dello Sport di Senigallia, vittoria dei padroni di casa per 87-71. Al Palapede Montana palla 2 alzata da Marco Guarino di Campobasso, che sarà coadiuvato da Gennaro Nuzzo di Caserta.